La Liguria è una terra ricca di storia e cultura, scorci paesaggistici unici, montagne che si tuffano in mare, borghi marinari distesi lungo la riva e paesi medievali arroccati sulle colline. Una regione che ha da sempre accolto sul suo terreno fertile il fiorire della vocazione e l'ispirazione artistica. Ed è fra queste colline, a pochi chilometri da Ventimiglia, in una amena località denominata Campo Rosso per i numerosi arbusti d'oleandro di cui era seminato l'alveo del torrente Cantarana, che inizia l'itinerario terreno di Fra Francesco Maria, al secolo Giovanni Croese. Metterci sulle tracce di Fra Francesco Maria è un'esperienza che fa bene al cuore. È un viaggio tra luoghi, ambienti, realtà e situazioni vicinissimi a noi, proprio per la dimensione di umanità, davvero senza tempo, che essi evocano e diffondono. Dalla madre, il piccolo Giovanni ricevette i primi insegnamenti di quella pietà semplice e profonda che dovevano più tardi svilupparsi nelle virtù della vita cristiana. I genitori, Anselmo Croese e Maria Antonia Garza, provenivano da San Biagio della Cima, nell'estremo ponente ligure, una delle località appartenenti alla Comunità degli Otto Luoghi, tra cui rientra anche Campo Rosso, già nel XVII secolo. San Francesco Maria da Campo Rosso, al secolo Giovanni Croese, fu sempre legato a quella che è la sua chiesa parrocchiale. Giovanni Croese nasce a pochi metri da questa chiesa dedicata a San Marco Evangelista e viene battezzato due giorni dopo la sua nascita, il 29 dicembre del 1804. Sempre legato alla parrocchia, egli ricevette una educazione elementare, imparò a leggere, scrivere, a fare di conto, lì dove era la scuola che un sacerdote originario qui di Campo Rosso teneva proprio nell'oratorio dei Neri, la chiesa che svetta in Piazza Garibaldi oggi. E quindi la sua vita fu segnata dai ritmi, soprattutto gli anni della formazione, dai ritmi della preghiera e della devozione. L'abitazione nel centro storico di Campo Rosso è indicata oggi all'esterno da una lapide marmorea. La cameretta dove egli venne alla luce è stata trasformata in un luogo di preghiera. I numerosi ex voto sono il segno più evidente della gratitudine e della diffusa devozione per Fra Francesco Maria. Sempre, quando fu anche adulto e a Genova, mai mancò di ricordarsi della sua parrocchia. Conserviamo un fitto epistolario tra San Francesco Maria da Campo Rosso e il parroco degli anni della sua maturità, Don Anfossi, durante i quali noi possiamo leggere come San Francesco Maria abbia sempre avuto a cuore il decoro di questa chiesa, regalando e offrendo, grazie a offerte che raccoglieva tra le persone più facoltose di Genova, una volta i paramenti bianchi e solenni, altre volte i pagliotti per gli altari, altre volte la statua del patrono della città di Campo Rosso, che è San Sebastiano. Spesso si reca a pregare poco distante da Campo Rosso, al piccolo santuario della Madonna della Neve, detto De Chaige, che gli sarà sempre caro. Gli resteranno sempre nel cuore altri momenti come l'incontro con Papa Pio VII l'11 febbraio 1814. Il Santo Padre, di ritorno dall'esilio a cui lo aveva costretto il regime napoleonico, fece una sosta presso Campo Rosso. Tra i tanti che accolsero il pontefice, anche Giovannino Croese, il quale rimase profondamente colpito nel vedere il successore di Pietro. E tra i ricordi a lui più cari conserverà per sempre un'immagine di Pio VII. Egli visse con grande intensità la partecipazione viva a questa comunità, accanto al suo parroco, accompagnato dai suoi genitori, e proprio alle balaustre di quest'altare maggiore, San Francesco Maria da Campo Rosso ha ricevuto da piccolo la prima comunione.
Il 24 ottobre 1816, nella cattedrale romanica di Ventimiglia, riceve la cresima per mano del vescovo di Nizza. Dopo il rito, mentre tutti escono dal Duomo, Giovanni si trattiene in preghiera da solo. Lo ritroveranno più tardi, come rapito dalla contemplazione. Nell'estate del 1817 Giovanni si ammala gravemente. Tutti in famiglia pensano ormai al peggio. I Croese, in preda alla disperazione, prendono una decisione. Portano Giovanni in pellegrinaggio alla Turbie, sulle alture di Nizza, al santuario della Madonna del Laghetto, della quale sono molto devoti. Il santuario, edificato su un antico oratorio, custodisce la statua della Madonna del Carmine, venerata dai primi decenni del XVII secolo e al centro di prodigiose guarigioni. Mamma Maria Antonia e papà Anselmo, appena giunti al santuario, si gettarono in ginocchio davanti alla statua mariana e si rivolsero alla Madonna con la voce del cuore. Salvalo, salvalo tu, perché muore. La preghiera dei Croese non restò inascoltata. Nel giro di pochi giorni il ragazzo riprese vigore. Lo stesso Giovanni diverrà promotore e apostolo della Madonna del Laghetto, come è rammentato sulla lapide dello stesso santuario mariano, dove al Padre Santo è stato dedicato un altare con immagini che rappresentano l'episodio della guarigione. Giovanni riprende il consueto ritmo quotidiano, lavoro e pratiche religiose. Ad un anziano frate dell'ordine dei conventuali non sfugge il comportamento del giovane croese e lo invita a recarsi in convento. Quasi diciottenne, Giovanni decide di mettersi alla prova e il 14 ottobre 1822 inizia una nuova fase della sua vita. Si reca a Sestri Ponente ed entra nel convento dei frati minori conventuali. Sveste i panni del contadino e cambia anche nome, non più Giovanni ma Antonio, come segno di devozione per uno dei santi cristiani più popolari. Fra Antonio non fatica ad adattarsi alle consuetudini del convento. Prega e lavora, ma avverte in sé una voce che gli chiede di accettare sfide più alte. Cerca segni e segnali. Due anni dopo, nel corso di un pellegrinaggio all'Acqua Santa e al santuario di Nostra Signora delle Grazie, incontra padre Alessandro, guardiano dei Cappuccini al convento di Voltri. Nell'incontro forse trova le risposte che sta cercando. Così nel 1824 lascia Sestri e viene accolto nel convento di San Francesco. Frate Francesco Maria era molto devoto della Madre di Dio e in particolare la venerava con il titolo di Madonna delle Grazie. Madonna delle Grazie come questa che si venera in questo santuario qui in Voltri e a cui Frate Francesco deve la sua vocazione alla vita cappuccina. Durante i suoi 40 anni di permanenza nel convento della Santissima Concezione in Genova, Frate Francesco veniva spesso a venerare la Madre di Dio qui a Voltri e quando i fedeli che frequentavano la chiesa di Genova chiedevano a Frate Francesco preghiere, lui diceva andate dalla Madonna e ditele che vi mando io, mandandoli proprio qui in questo santuario della Madonna delle Grazie in Voltri oppure in quello che si trova nel centro storico, nel sestriere del Molo in Genova. A Voltri le giornate da postulante scorrono veloci, tra preghiera, disciplina interiore e servizio della comunità conventuale. Anche a Voltri entra subito nelle simpatie dei padri cappuccini che vedono nel frate di Camporosso un esempio di fervore francescano. Nel 1824, dopo due anni dal suo ingresso tra i frati minori conventuali come terziario, frate Antonio, durante un pellegrinaggio in questo santuario della Madonna delle Grazie, si sente chiamato a sfide più impegnative della sua vita religiosa e decide così di entrare tra i frati minori cappuccini, dove prenderà il nome di Frate Francesco Maria da Camporosso, nome che lo accompagnerà per tutta la sua vita.
ai nostri giorni le Clarisse proseguono la cura del santuario con la consueta dedizione antica di secoli. Questo santuario sembra sia stato edificato già nel 67 d.C. dopo il passaggio dei Santi Nazario e Celso. E poi lungo la storia la Chiesa ha assunto un ruolo importante per tutta la zona di Genova. Fino al 1500 era la parrocchia di San Nicolò. Dal 1500 questa chiesa, questo santuario, ha visto la presenza dei padri cappuccini. E nonostante le diverse vicissitudini storiche, quindi Napoleone o il governo Sabaudo, la presenza dei cappuccini qui è sempre stata molto importante. Da circa 3 anni siamo presenti noi, Clarisse itineranti, in questo luogo. Clarisse perché apparteniamo alla grande famiglia di Santa Chiara e siamo itineranti perché non ci vincoliamo alla clausura, non facciamo voto di clausura, ma sappiamo che la nostra preghiera può essere vera preghiera qui o in qualunque posto il Signore ci chiama a vivere e ad essere appunto sue spose. L'inclinazione alla spiritualità e la fama di generosità del postulante suggeriscono al padre provinciale dei Cappuccini genovesi di ammetterlo al noviziato nel convento di San Barnaba in Genova, dove entra il 17 dicembre 1825. È il terzo passaggio nel giro di 3 anni. Egli comincia a scorgere un traguardo, quello della santità da conquistarsi giorno dopo giorno, da consumarsi in una continua ricerca della volontà di Dio. Ci troviamo alle spalle di Genova, sulle alture delle Righi, nel convento di San Barnaba, il convento più antico occupato dai frati cappuccini, i quali si insediarono qui poco dopo la nascita dell'ordine dei frati cappuccini nel 1530, in questa struttura preesistente, quindi molto antica, che risale circa al 1240. Al termine dell'anno di noviziato, qui il Padre Santo emette i voti di povertà, castità e obbedienza con il nome di Fra Francesco Maria da Camporosso e diventa a tutti gli effetti frate cappuccino, realizzando così il suo sogno di donare la vita per i fratelli e di seguire le orme del serafico padre Francesco d'Assisi. E da qui il Padre Santo partirà per le vie di Genova, dove per 40 anni avrebbe speso la sua vita, più beato nel dare che nel ricevere. Secondo la tradizione orale, tramandata dai frati cappuccini fino ai giorni nostri, questa è la celletta occupata da San Francesco Maria da Camporosso durante l'anno di noviziato, quell'anno che avrebbe preparato Fra Francesco Maria a diventare frate cappuccino. Un anno iniziato nel dicembre del 1824 e terminato l'anno successivo, il 17 dicembre 1825. Quella che per tradizione è ritenuta la cella di Fra Francesco Maria si trova nel dormitorio dei novizi fratelli laici, la terza sinistra, ed è descritta come una stanzina più piccola di tutte le altre, che grandi non sono davvero. Vi si trovano un letto, una tavola infissa al muro, la quale serve da scrittoio, e uno sgabello, che bastano a riempire tutto, tanto da lasciare appena il posto per passare dalla porta alla finestra. Ma Francesco Maria è destinato da lì a poco a un altro convento, quello della Santissima Concezione, uno tra i più grandi complessi conventuali dei Cappuccini, costruito a partire dal 1593, che si trova nel cuore di Genova, nei pressi del bastione della Villetta di Negro.
16 dicembre 1826. Frate Francesco Maria da Camporosso termina il suo anno di noviziato a San Barnaba, emette i voti religiosi e viene destinato a questo convento, il convento della Santissima Concezione. E qui viene incaricato di svolgere l'ufficio di infermiere, cioè di occuparsi dei fratelli più anziani e più malati, che allora erano quasi un centinaio. E qui frate Francesco Maria impara una lezione fondamentale, quella che avrebbe poi segnato la sua vita per circa 40 anni, e cioè ad amare Dio nel fratello che soffre. Dopo 3 anni passati tra i letti dei malati nell'infermeria del convento, viene inviato nelle strade. Si tratta di cercare il sostentamento per i confratelli, ma la vera missione è soprattutto quella di cercare la gente e di portarle un messaggio importante, che Dio è buono e che ci vuole bene. Una promessa di felicità annunciata da 2 semplici parole, pace e bene. Oltre che per la questua, si concede qualche uscita per seguire gli impegni o per tornare nella terra dei genitori, a Ponente, o per recarsi in pellegrinaggio nei santuari dedicati alla Madre di Dio, come nel caso del santuario di Nostra Signora di Lampedusa, nel comune di Castellaro, in provincia di Imperia. Oppure alla Madonna della Misericordia di Savona, alla Madonna Lagrimosa di Novi Ligure o recandosi dai confratelli sul Levante presso Nostra Signora delle Grazie sul Monte Segnale fra Rapallo e Chiavari. Ci troviamo all'interno della chiesa dei frati cappuccini di Chiavari. Questa chiesa non corrisponde alla chiesa che gli occhi del Padre Santo videro quando egli si recava a trovare la nipote, Suor Maria Giuseppina Gibelli, suora Giannellina, qui nella città di Chiavari. Infatti, il convento e la chiesa dell'epoca del Padre Santo furono soppressi a seguito della riforma napoleonica e solo con i primi del Novecento, nel 1927, i cappuccini rientrarono nella città di Chiavari grazie alla costruzione di questa chiesa e del convento adiacente. Il Padre Santo si recava a Chiavari appunto per trovare la nipote, Suor Maria Giuseppina, ma anche per un motivo devozionale, per poter venerare e onorare la Madre di Dio, Nostra Signora dell'Orto, nel santuario qui vicino, e anche per visitare un altro santuario che sorgeva accanto al convento di allora, Nostra Signora dell'Olivo. Siamo agli inizi del 1833, gli anni del Risorgimento e della questione operaia. Il padre guardiano propone a Francesco Maria di spostare la sua ricerca ai quartieri del centro e soprattutto al sestiere del Molo per portare il messaggio cristiano fra i fratelli più bisognosi perché più lontani da Dio. Fra Croese è pronto per mescolarsi con la gente delle movimentate vie del centro storico e, come prevede la tradizione cappuccina, è accompagnato da un fratello laico di giovane età. Il sestiere del Molo è luogo di imbarchi e di traffici. Pochi osano accedere a questo quadrilatero di varia umanità dove si intrecciano le disperazioni degli esseri umani. Ma i quartieri del porto e del deposito franco, dove il nome di Dio è spesso oggetto di imprecazioni, si aprono alla presenza del frate cercatore, che ha per tutti una parola buona e un gesto di incoraggiamento. I camalli, gli scaricatori del porto, lo accolgono. Il frate cercatore ne diventa amico ed essi ricambiano offrendogli generi alimentari per i poveri della città. Non passa inosservato nemmeno agli scrittori stranieri che fanno tappa a Genova. Bellissima la pagina che il francese Auguste Jalles dedica al frate cappuccino nell'opera De Paris à Naples del 1836, dove scrive: «Rientrato per la via del campo, vidi delle donne che correvano. Era un francescano al quale tutti andavano a baciare la mano o la manica. Questo frate a Genova è in odore di santità, smilzo e dimagrito a motivo dei digiuni e delle macerazioni, dolce e buono. Ho notato che sorrideva imbarazzato ad ogni atto di venerazione. Il fra beato cammina, parla e guarda come uno qualsiasi, ma qualcuno lo chiama già Padre Santo». Sono decenni intensi per il frate cercatore. Nel 1840 gli viene affidato l'incarico di capo sportella, ossia responsabile di tutti i fratelli cappuccini inviati a fare la questua.
Gli anni si succedono e si rinnovano nella continuità del normalissimo e quotidiano contatto con le persone e nel costante dialogo con Dio. Ci troviamo nella chiesa dei frati cappuccini di Sanremo e sono contento, tra virgolette, proprio nel mio cammino di fede e di vita religiosa, di aver conosciuto e di aver amato, stimato la figura del Padre Santo. Del Padre Santo, tra le cose belle che ho appreso, soprattutto dai testi che ho letto, mi colpiscono soprattutto l'umanità e anche il suo approccio spirituale alla vita di fede. L'umanità perché l'ho sentito fratello, l'ho sentito vicino, l'ho sentito uomo, soprattutto perché la sua preghiera diventava anche concreta nella carità, una carità concreta e fattiva. Che bello coglierlo quindi attento ai bisogni sia dei fratelli più poveri, dei bisogni dei confratelli e anche e soprattutto attento anche alle necessità che potevano avere le varie chiese, i luoghi che frequentava, i luoghi dove raccoglieva le offerte e a volte anche le cose che portava in convento poi per i confratelli o per i poveri. Fra Croese lo conosciamo anche attraverso una serie di lettere che è stato possibile rintracciare e consegnare ai giorni nostri. Alcune sono lettere d'affari, diremmo, ma dove si può scorgere lo zelo del pastore, tutto intento a rinnovare la sua chiesa. Allora mi piace ricordare la lettera che lui ha scritto al molto reverendo padre Candido D'Aranzo, guardiano dei Cappuccini di Sanremo, lo prega di ritirare la statua di San Sebastiano destinata a Camporosso. Reverendo padre guardiano stimatissimo, la prego di una carità e sarebbe questa, di far ritirare una cassa contenente la statua di San Sebastiano destinata per Camporosso. Essa giungerà sul vapore che tocca in Sanremo ed arriverà mercoledì mattina 31 dicembre. Favorisca pertanto di ritirarla e conservarla finché non si presenti qualcheduno del mio paese Camporosso mandato dal parroco di tale paese per ritirarla. Poi mi manderà la nota delle spese occorrenti, quali le saranno tosto rimborsate. Francesco Maria si fa guida di anime e consigliere spirituale ed anche nella corrispondenza epistolare ricerca la perfezione e la volontà di Dio. Alla signora Marina Gambaro di Sestri Ponente le assicura preghiere e la conforta, eccitandola a conformarsi alla volontà divina. Pregiatissima signora, il tempo cattivo fu in casa che io non potei venire a Sestri come la signoria vostra desiderava. Ma ne fu causa non meno l'aver con molta mia consolazione inteso il di lei miglioramento. Se non potei venir col corpo, veni però con lo spirito e col buon desiderio. Altro non mi resta per ultimo che nuovamente eccitarla a conformarsi in tutto i santi voleri divini. E motivi sopra indicati a vivere contenta e tranquilla in pace con suo consorte. Ogni sera, tornato in convento e depositato il ricavato della cerca nelle mani dei superiori, si ritira nella cella o in chiesa, nel coro, a pregare in quello stesso posto indicato oggi da una lastrina metallica. Quando vuole silenzio e isolamento assoluti, scende nella cripta cimiteriale sottostante la chiesa, un luogo buio in cui egli avverte la presenza del mistero, oltre che la testimonianza della santità cappuccina. Qui riposano in pace i frati genovesi, esumati dal cimitero monumentale di Staglieno. Tra l'oscurità della cripta, Fra Francesco medita, prega, ritrova slancio, motivazioni per tornare nelle strade. È una sofferenza per Fra Croese trovarsi nell'impossibilità di dare un aiuto. Allora invita a pregare il Padre Nostro e a invocare la Vergine Maria. Pregate e vedrete che le grazie arriveranno. Alcune di queste grazie hanno lo splendore del prodigio, anche perché testimoniate da chi poi ricoprirà incarichi di responsabilità.
una giovane mamma insieme al figlioletto Gaetano, che i medici hanno diagnosticato a rischio di cecità, incontra Francesco Maria. La signora è preoccupata perché significherebbe per il ragazzo rinunciare al seminario. Il Padre Santo la consola. Vostro figlio cieco non diventerà mai. Sarà sacerdote, studierà e studierà molto. Quel ragazzo, Gaetano Limonda, sarà ordinato sacerdote nel 1843. Diverrà vescovo e poi cardinale. Leone XIII lo destinerà all'importante sede arcivescovile di Torino. Un marinaio cade in mare, sta annegando quando improvvisamente ricorda della medaglietta con l'effigie della Madonna che gli era stata donata dal Padre Santo. Pregala, ti aiuterà. Lancia la sua disperata preghiera, stringendo in pugno la medaglietta. Nel muovere il braccio trova un gavitello, vi si aggrappa e più tardi sarà preso a bordo di una scialuppa di salvataggio. La permanenza alla Santissima Concezione è interrotta solo da un soggiorno di 6 mesi nel convento di Quigliano, nei pressi di Savona, ospite convalescente a seguito di una malattia. È importante nella vita del Padre Santo questo luogo, che era adibito come posto di convalescenza per i frati, e durante una sua malattia i superiori lo hanno mandato qui per un certo tempo, perché se si ritembrasse nelle sue forze per poter continuare a fare il lavoro che faceva a Genova, che lavoro di questuante. Rimane soprattutto un ricordo nella gente che di padre in figlio hanno tramandato fino ai nostri giorni questo ricordo, questa presenza, e ancora oggi i quiglianesi sono molto devoti del Padre Santo. E il convento è stato restaurato da poco tempo, ma mantiene praticamente tutte le strutture. Adesso appunto questo restauro forse ha tolto un pochino dell'antica suggestione, però ha mantenuto quello che era un tempo l'aspetto di un convento di frati cappuccini. Troviamo nella chiesa che mantiene, malgrado le trasformazioni del tempo, mantiene la struttura di quando è stata costruita, cioè nel 1588. È la patrona, anche la Madonna degli Angeli, del comune di Quigliano. Il Padre Santo certamente in questa chiesa ha trovato rifugio spirituale e un'occasione per sentirsi ancora più vicino alla Vergine Santissima, della quale era molto devoto. Possiamo pensare che proprio in questi posti dove ci troviamo adesso, su questo pavimento, egli abbia pregato, e per quanto posso ricordare, ha trovato qui molto amore per la Vergine Santissima e anche la salute per il suo fisico. Francesco Maria riesce a correre al capezzale dei genitori raccogliendone le ultime volontà e preghiere. Quando muore la sorella Caterina, lasciando orfana la figlia Luigina Gibelli, si prende cura della nipote e la fa accogliere presso la comunità delle religiose di Santa Maria dell'Orto a Chiavari, le popolari suore Gianelline, fondate da Antonio Maria Gianelli, vescovo di Bobbio, proclamato santo. Fra le lettere ne troviamo una indirizzata alla marchesa Enrichetta Cattaneo Durazzo di Sestrelevante, alla quale ricorda di voler benevolmente assistere alla vestizione della nipote, suor Maria Giuseppina Gibelli. Illustrissima e pissima signora, benché io non abbia alcun dubbio riguardo alla promessa che si degnava di farmi prima di partire, di assistere alla vestizione della mia nipote Luigia Gibelli,
Io credo però conveniente di replicargliene istanza supplichevole, più che mi scrissero varie lettere per cui mi impegnavo ad assistervi anch'io, ma siccome a me torna impossibile per più motivi, perciò io mi raccomando alla carità di vostro Signore Illustrissima, persuaso che alle tante beneficenze fattemi fin qui, vorrà aggiungere anche questa, la quale sarà un motivo di più per me di crescere, seppure possibile, nella gratitudine e riconoscenza verso di lei, ma più uno stimolo a crescere nel porgere preghiera a Dio perché si degni consolarla, acquietarla, prosperarla e salvarla, unitamente a tutta la di lei cara e religiosissima famiglia. Gradisca i miei rispetti, li faccia pure al pio e degno consorte, figli e nuora, e mi creda quale pieno di stima e considerazione godo di fermarmi di vostra Signoria Illustrissima. La nipote del Padre Santo, Suor Maria Giuseppina, sarà eletta madre generale della Congregazione Gianelliana e morirà a 78 anni in concetto di santità. L'unico fatto che parla di lei, della sua relazione con il Padre Santo, è quello nel momento in cui la madre Caterina Podestà Superiora Generale, sapendo della vocazione della giovane, era incerta se ammetterla o no al noviziato per la sua debolezza fisica. Non era ammalata, ma era complessivamente debole questa giovane. Era nata nel 1844 e nel 61 viene a questa decisione con grande dolore del padre. Però la madre vuole l'assicurazione del Padre Santo, vanno insieme e gli espone questa difficoltà e gli chiede il suo parere. E il padre dice: prendetela, qualcosa farà. La giovane entra in noviziato nel 1961. Lo stesso anno veste l'abito religioso qui in questa casa, che era la casa madre. Nel 1902 è eletta superiore generale, viene eletta quasi all'unanimità, dice il testo, e di lì ha incominciato la sua attività, che è stata molto intensa. A proposito della madre, una cosa: lei, quando si è resa conto che la sua vita sarebbe stata una sofferenza anche fisica, l'ha definita con queste parole: la sofferenza è il luogo teologico della presenza di Dio. Il Padre Santo continua ad offrire le sue sofferenze ad espiazione delle miserie umane, per le quali invoca la misericordia divina. Si infligge penitenze, porta il cilicio, spesso si alimenta solo con tozzi di pane bagnati nell'acqua calda. Veste il solito saio che ormai fatica a trattenere i rattoppi. È il suo modo di vivere il Vangelo della povertà e l'ideale francescano. I suoi ultimi giorni terreni sono un eroico atto d'amore per la città. Sofferente e malfermo, affronta nell'estate del 1866 l'arrivo a Genova di una nuova ondata di colera. Fra Francesco Maria peregrina tra i vicoli, porta conforto, assiste i malati, compone pietosamente i cadaveri. Egli stesso è colpito dal male, già debilitato cerca di reagire, trascorre notti insonni a pregare Dio e implorare per la sua città la liberazione dal morbo. In uno slancio mistico offre la sua stessa vita. Un gesto di immolazione, un ultimo dono d'amore. Il 14 settembre, festa della Santa Croce, ha un improvviso mancamento. Tre giorni dopo, il 17 settembre, domanda e riceve i Santi Sacramenti. Alle 5 del pomeriggio socchiude gli occhi e scivola nel sonno eterno, abbandonandosi all'abbraccio col Padre, colui che egli aveva cercato per tutta la vita. La notizia della morte del Padre Santo corre per tutta Genova.
le disposizioni collegate all'emergenza del contagio impongono una rapida sepoltura. Nella notte il feretro, su di un carro senza lumi, senza accompagnamento, in silenzio, è trasportato al cimitero di Staglieno, dove il giorno successivo è inumato nel campo 5, riservato ai religiosi. Ed è qui che andrà a riversarsi il fiume dei devoti. Tutta la città piange il suo frate cercatore. Gli stessi giornali di opposte ideologie sono concordi nel far memoria di un uomo dal cuore grande e dalla vita straordinaria, sigillata da un gesto d'amore che, a quanto pare, sta sortendo sorprendenti effetti. Dopo il 17 settembre, il colera è in fase discendente, fino a scomparire poco tempo dopo. È il segno che il Padre Santo è sempre con la sua Genova. La devozione cresce, ricercatissimi diventano i ritratti fotografici. Lancia l'idea di erigergli un monumento il sacerdote genovese Francesco Montebruno e viene proposta una pubblica sottoscrizione. Ogni quota è di 5 centesimi, ossia una palanca. La somma necessaria è raccolta a tempo di record. Don Montebruno acquista dal comune un sito nel cimitero di Staglieno, dove il 20 ottobre del 1869 è trasferita la salma del Padre Santo, raffigurato nella monumentale statua creata da Carlo Rubatto, detta appunto della Palanca. Genova, anno dopo anno, intensifica la devozione al frate cercatore. Si fa largo l'idea di istruire il cammino canonico per il riconoscimento ufficiale della santità di colui che il popolo già chiama Padre Santo. È Monsignor Magnasco, arcivescovo di Genova, a nominare il 14 febbraio del 1878 la commissione incaricata di raccogliere testimonianze e documentazioni. Il processo diocesano è chiuso l'8 aprile 1889 e la pratica è inviata a Roma presso il Vaticano. Intanto, il 13 novembre 1911, i resti mortali di Fra Francesco Maria da Camporosso fanno ritorno nel complesso conventuale della Concezione, dove nel marzo dell'anno successivo sono collocati presso la Cappella della Pietà. Pio XI, il 17 dicembre del 1922, proclama l'eroicità delle virtù del Padre Santo. Egli vedeva e percepiva oltre la cortina della realtà. Tante sono le sue premonizioni seguite dai fatti e di preannunci di guarigione confermati dalla realtà. Impossibile risalire all'individuazione completa di questi eventi, tanto la vita del Padre Santo ne è disseminata. Alla Madre di Dio indirizza la schiera di gente che a lui si rivolge per implorare una grazia. Ad una mamma che da giorni lo insegue, chiedendogli la guarigione del figlioletto cieco dalla nascita, risponde: vada alla chiesa del Carmine e preghi una Madonna, le dica che la mando io. La donna fa così e davanti alla statua della Madonna testimoni affermano che il bambino si mise improvvisamente a strepitare, riacquistando l'uso della vista. Una bambina è al centro di un altro episodio prodigioso. La signora Caterina Risso deve recarsi con la diligenza a Torino, ma qualcosa la turba e chiede consiglio al Padre Santo. Non partite, tornate a casa dalla vostra bambina. Stupita per la risposta di Fra Francesco Maria, al quale non aveva mai confidato di essere mamma di una bambina, la donna decide di non partire. Tre giorni dopo, una tragica notizia. La diligenza che avrebbe dovuto prendere la signora, al Colle dei Giovi, precipita in un burrone senza lasciare nessun superstite. Questi sono solo alcuni dei prodigi avvenuti nell'arco del suo peregrinare. Manca solo il miracolo. Nel corso del 1924 ne avvengono due ufficialmente riconosciuti. Nel primo è protagonista una bimba di 5 anni, Maria Riella, precipitata da un terrazzo dall'altezza di 9 metri e ricoverata per una grave commozione cerebrale, guarisce dopo che la mamma le ha posto sul petto un'immaginetta del Padre Santo. Il secondo miracolo coinvolge un 18enne, Giacomo Calza. Colpito da un'appendicite acuta, guarisce immediatamente dopo che gli è stata appoggiata sul corpo una reliquia del venerabile Francesco Maria.
Due tra i grandi prodigi sono riconosciuti validi ai fini della canonizzazione. Il primo operato su di un bimbo di 3 anni caduto da un terrazzo a San Salvatore di Lavagna nel 1929 ed il secondo nello stesso anno a Ponte Decimo. Dopo la solenne beatificazione del Padre Santo, avvenuta nel 1929 in Piazza San Pietro, l'urna contenente le sue spoglie mortali viene portata in pellegrinaggio nelle varie chiese e conventi della Liguria per essere venerata dai fedeli. Ed è qui, nella chiesa di Genova Ponte Decimo, che avviene il miracolo che avrebbe portato il Padre Santo agli onori degli altari. Infatti, mentre l'urna si trova nella navata centrale di questa chiesa, ecco che una giovane operaia, che aveva perso un dito in un incidente sul lavoro, toccando l'urna, vede riformarsi all'istante, immediatamente e miracolosamente, il polpastrello e l'unghia del dito medio della sua mano destra. La solenne beatificazione del Padre Santo è celebrata il 29 giugno del 1929 da Papa Pio XI. Quello stesso giorno, un giovane prete genovese, Don Giuseppe, mentre si reca alla Basilica di San Pietro per partecipare al Sacro Rito, viene travolto da un'automobile. I medici non danno speranze. L'arcivescovo di Genova, il cardinale Minoretti, gli pone sotto il guanciale una reliquia del Padre Santo e ne invoca l'intercessione. Nelle ore che seguono, Don Giuseppe riprende conoscenza e il giorno dopo è dimesso come se nulla fosse successo. Quel giovane sacerdote sarà nominato vescovo nel 1944, cardinale nel 1953, nominato presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Entrerà a pieno titolo nella storia dei grandi protagonisti della Chiesa Cattolica del XX secolo. Si chiamava Giuseppe Siri. Resterà sempre devoto al Padre Santo, caldeggerà e promuoverà il processo di canonizzazione di Francesco Maria e non mancherà di ispirarsi a lui anche per quella pastorale del porto che lo vedrà dialogare e operare con le realtà lavorative della città istituendo i cappellani di fabbrica. Il venerabile corpo del Padre Santo, per evitare possibili danni nel periodo bellico, viene portato dal novembre del 1942 sino al 1 luglio del 1945 in un luogo sicuro, a Voltaggio, in provincia di Alessandria. L'archivio dei Cappuccini Genovesi riserva numerose testimonianze video toccanti, splendide immagini rappresentative della nostra storia e della profonda devozione con cui è stato accolto il ritorno del Padre Santo in una città segnata dalle distruzioni della guerra appena terminata. Solo la cappella del Padre Santo emerge intatta fra le rovine causate dai bombardamenti. Il viaggio di ritorno si compie dal 2 all'8 luglio del 1945 con una solenne processione lungo un percorso di una quarantina di chilometri con fermate significative nei paesi dell'Appennino Ligure e lungo la Val Polcevera. Scorrono davanti ai nostri occhi luoghi quasi irriconoscibili ai nostri giorni. Dopo la partenza da Voltaggio, i fedeli accompagnano l'urna fino a Castagnola ed affidano le spoglie del Padre Santo a quelli del paese successivo e così via fino a Genova, attraversando Busalla, la pittoresca strada dei Giovi, poi in discesa verso valle, fino all'arrivo a Ponte Decimo nella chiesa dei Cappuccini. La grande quantità di immagini ne rende difficile la selezione. Volti, luoghi, fedeli che accorrono al passaggio del Padre Santo. Il solenne corteo attraversa San Quirico, Bolzaneto, Rivarolo, San Pier d'Arena, passa lungo il porto e dopo una sosta nel Duomo della Superba, dove riceve l'omaggio del capitolo della cattedrale e delle autorità, lo vediamo attraversare il centro cittadino, tra una folla commossa che riempie via Roma, De Ferrari, Piazza Corvetto, per giungere alla Santissima Concezione. Al termine di questo pellegrinaggio il Padre Santo fa ritorno a casa e l'urna contenente le sue spoglie mortali viene posizionata e accolta in questa cappella appositamente costruita nella chiesa della Santissima Concezione. Thank you.
Papa Giovanni XXIII, il 9 dicembre del 1962, al termine della prima sessione del Concilio Vaticano II, eleva il Padre Santo alla massima gloria degli altari. Già allora fu un grande avvenimento per la nostra cittadina. Vi parteciparono un gran numero di persone e tra le persone che furono ricevute dal Santo Padre in quell'occasione vi erano i nipoti di San Francesco Maria da Camporosso. Sono ancora vivi e attendono anch'essi con gioia di poter celebrare questo 50° anniversario della canonizzazione. Nel 1963 gli viene dedicato un monumento, opera di Guido Galletti, posto in Genova sulla piazzetta delle Grazie al Molo. L'urna con le spoglie del Padre Santo negli anni a seguire compie altri pellegrinaggi in Liguria. Nel 1987, in occasione del 25° anno della canonizzazione, fa ritorno nel suo paese natale. Nel 2005 percorre ancora le strade della nostra regione sino alla Gaye in Francia. La devozione al Padre Santo continua, come ci mostrano le immagini raccolte a Sanremo. Taggia. Castellaro. E a Camporosso, dove con grande partecipazione della comunità gli viene dedicata una statua proprio all'ingresso del paese. Anche la nostra comunità si vede impegnata proprio a stringersi, a riapprofondire, direi quasi a riappropriarsi della figura di questo santo, proprio per il significato grande che ha avuto. Qui il Padre Santo a Camporosso si è preparato per diventare quello che è stato a Genova. Quindi sono veramente personalmente convinto che San Francesco Maria da Camporosso ha imparato qui ad adorare il Signore, a incontrarlo, a riconoscerlo e diciamo che ha ricevuto qui il seme della grazia di Dio, del dono di Dio che è diventato poi un albero fecondo dai frutti immensi. La festa liturgica di Francesco Maria da Camporosso è fissata il 17 settembre, ma la devozione non è circoscritta ad un solo giorno dell'anno. Davanti alla sua urna, nella chiesa della Santissima Concezione, chiamata anche Santuario del Padre Santo, è incessante la presenza dei devoti. Giovanni Paolo II agli operai delle acciaierie di Cornigliano nel settembre del 1985 ricordava il frate cappuccino che nel secolo scorso aveva fatto di Genova il centro di smistamento della carità che riceveva e distribuiva per il sollievo di tanta povera gente. Un uomo amato da tutti, in modo trasversale, oltre e al di là delle divisioni ideologiche, passato indenne tra le tempeste genovesi del Risorgimento, tra le polemiche e le posizioni che oppongono liberali e cattolici.
Pio XI disse del Padre Santo: «Se tutti facessero il bene al loro possibile, tutte le mani si stringerebbero in una rete di aiuti, di fraterna carità. Tutte le labbra parlerebbero la parola di conforto. L'apostolato vero e reale della parola e dell'esempio moltiplicherebbe la sua efficacia in modo meraviglioso. È questo l'insegnamento prezioso di cui il mondo ha proprio bisogno». Fra Francesco Maria, laico cappuccino francescano, ancora oggi irradia una luce che rischiara il cammino di chi non smette mai di cercare quel Dio che è in tutti e in ognuno. State in pace con Dio, con tutto il mondo e con voi.